grazie a tutti gli amici, a tutti i personaggi. Vedere tutta questa gente in costume, queste persone che hanno il carnevale, per me è una cosa emozionante. Sbaglierò sicuramente qualcosa, anche se dal 2014 che faccio, dal 1984 che faccio carnevale, ma oggi vedere veramente Castellamonte presente, attiva, e non vi nego, vedere tutti questi rioli che stanno tornando fuori, i rioli, per me è molto emozionante. Io vorrei... anche se dal 2018-19 che faccio cerimoniere, io non dico che il carnevale me lo sento mio, perché il carnevale è di tutti, e se tutti abbiamo il sogno del carnevale, il carnevale non morirà mai. Perché se non c'è un Onofrio, ci deve essere sicuramente qualcuno vicino a Onofrio al posto di Onofrio. La Proloco è stata non attiva di più, perché noi dall'8 di gennaio non ci siamo fermati un giorno e una notte. Grazie a tutti. Sicuramente prima tanti mi hanno salutato, ho sentito il loro nome e io magari preso dalle mie cose non l'ho salutato, ma è stato veramente... Quindi dico ciao a tutti e grazie di essere qua. Non posso che dire un grazie particolare al mio amico Teodoro, nonché vice sindaco, perché grazie a Teodoro veramente in pochi tempi abbiamo bruciato le tappe, sia con i permessi, con le location e tutto. Un grazie. A ricordare che Teodoro era presidente della Proloco, è stato 40 anni sicuramente in Proloco, è stato, quindi grazie a tutti, perché il carnevale, ripeto, è di tutti. Io vorrei ringraziare l'amico Marino, perché negli ultimi 2 anni Marino ci ha aiutato, ci ha sostenuto con le sue foto e con la sua professionalità. Quindi io farei un applauso a Marino. Bando le ciance, iniziamo con la presentazione delle nuove damigelle. Questa sfilata, come avete visto, perché grazie anche a Obiettivo News, grazie a tutti i giornalisti, questa sfilata è l'ultima sfilata di Michela e di David, i nostri personaggi 2023. Un applauso al tamburino. Joele, 2 anni e mezzo. Questa io la chiamo passione, sia della mamma e di tutti, veramente. Allora dunque, chiamiamo i nostri alfieri. Gli alfieri sono coloro che portano i libri, i doni, quindi avanti gli alfieri. Mirko Borghesan, Claudio Carlo, Mirko porta il piatto 2023. 2023. No, ma lui giustamente. Gioia. Perché ricordiamo a tutti. Ha detto che lui è Flavio. Flavio può studiare il 2023, perché noi oggi salutiamo con onore la nostra pignatera Michela e il nostro primo console David, personaggi 2023. Sempre a ricordare per il suo sorriso,
perché Michela basta che gli dici sei bellissima. Il primo console, nonché suo marito, dice chi è quella donna che se gli dice che è bellissima? David, per la prima volta in un anno ti dico Michela sei bellissima. Varie uscite e sono sempre stati col noi, veramente io vi chiedo grazie, vi dico di tutto e logicamente la vostra vita, la vostra storia non finisce qui, ma il prossimo anno vi vedrò tutti insieme al supremo ordine che io farei. Adesso chiamiamo il nostro secondo personaggio, il Pignatun, il re Pignatun 2023, Giuseppe. Salamonte, a parte avere la bella pignatera, nonché contessa Isabella di Montebello e primo console, noi abbiamo il re Pignatù, che è una figura importantissima, perché è colui che inizia le sfilate ed è colui che verrà poi bruciato. Quest'anno non ci siamo riusciti. Se io chiedessi, qua dentro ci sarebbe conosciuto, mettiamo di fuoco, tutti hanno le cose. Adesso ho l'onore di presentarvi le damigelle del 2024 della città di Castellamonte. Castellamonte, una città medievale del 1300, ha 7 porte. Ogni damigella raffigura un rione, una contrada che è la porta, con il loro colore. Quindi io chiamo... E un onore avere l'amico Pasquale. Perché l'anno scorso, come abbiamo ufficiato il re Pignatun, ci ha detto, mi raccomando ragazzi, chiedetevi, iniziate subito a lavorare per il 2024. Grazie a tutti i giuranti per aver accettato di partecipare a questo 70° carnevale di Castellamonte, quindi una data importante. Grazie agli ospiti che sono venuti a trovarci. Io mi fermo qui, vi porto il saluto dell'amministrazione comunale, che è ben rappresentata dall'ex sindaco, dall'assessore Bertas, dal capogruppo Alessandro Musso, che sono qui insieme a me. Vi porto il saluto dell'amministrazione, di tutta la città e ovviamente auguro un buon carnevale a tutti. Oggi la figura del sindaco, a parte che perché entra nella storia, quindi il sindaco dopo farà un gesto per la storia del 1300, quindi adesso lui si sta ripersonalizzando. Deve invecchiarsi. Adesso chiamiamo le nostre damigelle, le nostre porte di Castellamonte, Rione
Corazza, colori rosso verde. Lione Torrazza e primo Lione a nord di Castellamonte. Castellamonte vedendolo come una città allungata e Lione Torrazza è la prima porta del Lione della città di Castellamonte. Il Rione Fontana, colori azzurro blu. Chiamiamo il Rione Mario. Grazie Paolo. Grazie a lei. Marco quando giocavamo a pallone che si arrabbiava che non gli passavo la palla e me ne diceva in tutti i colori. Ho dei ricordi con l'amico Marco e tutti noi, perché Marco aveva anche un'attività a Castellamonte e io vederlo qua oggi nella sala consigliare per me è come prima, è una gioia indescrivibile. Io farei veramente un applauso a perché con tutto quello che è successo a Marco, Franca gli è rimasta sempre vicino. Viva! Non parte la pubblicità perché qua c'è solo una bella diretta, quindi chiamiamo il Rione San Pietro. Thank you.
Rione Castello, colori giallo blu. Campo, il Rione Procarano, colori verde e giallo. Ma non per ultima, il Rione Borgo Nuovo, colori bianco-rosso. Rappresentano i colori dei Rioni. Un bel applauso ai rullo di tamburi alle 7:30. Chiamiamo i terzieri della città di Castelmonte, coloro che seguono e proteggono il primo console. Primo terziere dell'anno 2024, Pietro Amore. Un applauso al primo terziere. Secondo terziere della città di Castelmonte 2024, Gabriele Camerlingo. Thank you.
Gabriele sta affiggendo la sua firma sul libro sacro, il libro di tutti i carnevali, il carnevale, il primo carnevale che abbiamo eseguito è del 1952 e io c'ero. Un applauso! Adesso entra una figura importantissima, colui che legge le bolle, i programmi, le tasse, le leggi, sempre a servizio del primo console, il nostro Clavario 2024. Elisa Oggi! Elisa Clavario 2024. Adesso abbiamo la dama al cospetto della bella pignatera. Di dame ne abbiamo due. Purtroppo Francesca Curcio, che io gli farei un applauso. Con noi, ma vi abbraccia a tutti, abbraccio in personale. Io prenderei la prima dama a servizio della bella pignatera, Irene Perono Garoppo. A Ivrea lo chiamano Stato Maggiore, noi invece lo chiamiamo Damigelle, Terzieri, Clavario e Dame e i due alfieri. Un applauso! Siamo nel 1387, il podestà della città di Castellamonte, nonché il nostro amico Pasquale, sindaco, dà la chiave alla pignatera. La pignatera, padrona della città, oggi è la sua ultima apparizione ufficiale come bella pignatera e primo console. Quindi, primo console, aiuta la bella pignatera e dobbiamo restituire la chiave al sindaco. Questo gesto è un gesto importante per il sindaco. Chiave della città la darà alla bella pignatera del 2024 di nome? No. Isabella. Non so chi è il personaggio, ma intanto grazie per aver istituito questa nuova cerimonia, ecco. Noi le chiavi della città ritornano in comune, dopodiché, come ha detto giustamente Onofrio, saranno consegnate al nuovo personaggio, alla nuova regina della città, che sarà domenica 11 di febbraio.
come ho avuto modo di dire prima, inizia con questa cerimonia il nuovo carnevale, il 70° carnevale, un anno importante. Io ringrazio davvero tutti i personaggi e le famiglie che sostengono poi tutti questi ragazzi per far sì che insomma partecipino a tutta una serie di eventi che durano comunque un anno, perché da qua poi ci saranno le partecipazioni ai vari carnevali fino ai primi carnevali dell'anno prossimo, che sono gli e Salassa. Ieri sera siete andati a Salassa. Andiamo oggi pomeriggio. Andate oggi pomeriggio. Quindi, come vedete, insomma, c'è un anno di eventi e di cose belle. Io, in ultimo, ringrazio i personaggi, Davide e Michela, che hanno portato in alto l'onore della città per un anno. E quindi vi ringrazio davvero di cuore per aver accettato questo compito lo scorso anno e insomma vi auguro che adesso entrerete poi nel novero dell'ordine delle belle primatere dei primi consoli, e quindi insomma si farà poi anche festa che non guasta. Buon carnevale a tutti ancora e buona domenica. Porteranno al sicuro la chiave, dove verrà custodita nella cassaforte del 1300 pietra e ferro. Castelmonte è un carnevale storico, è un antico carnevale. Io vorrei chiamare vicino a me il professor Guglielmo Mattei e il ceramista Maurizio Grandinetti, che il professor Mattei lunghe per abbracciare veramente tutti, perché quando la Proloco ha deciso va bene Onofrio, facciamo il carnevale, alle 7 di mattina io chiamavo già Guglielmo dicendogli preparati che si parte, e non era tanto tempo fa. E Maurizio veramente era già da 6 mesi che diceva ma ragazzi, ma io ho già preparato la terra, lo facciamo o non lo facciamo? Quindi parola al professore e all'artista. Quest'anno ho scelto la figura del giullare, questo coro di danza che suona il tamburello, è un'immagine abbastanza ricorrente nelle feste popolari. È un personaggio anche abbastanza buffo, è un cantastorie, è un giocoliere ed è anche una figura buffa che ricorre spesso nei carnevali. Per quanto riguarda il disegno dei colori, è mantenuto colori vivaci, chiaramente festosi, il blu e il giallo della casacca, che sono poi i colori simboli. Per quanto riguarda il disegno, invece, ho mantenuto un po' lo stile dei manifesti precedenti, cioè un segno a matita abbastanza sgranato, grasso, appunto per mantenere questa continuità nell'immagine. Diretta poi l'immagine ufficiale. Quanti manifesti hai fatto, Guglielmo? Lui, il nostro professore, ha fatto più di 20 locandine. Maurizio, invece, con le sue mani, usando la terra rossa di Castellamonte, noi forgiamo, quest'anno abbiamo fatto un medaglione con il giullare, che è il disegno il 70°, perché quest'anno festeggiamo il 70° e l'anno 2022. Bravi. Quest'anno, come sempre, come tutti gli anni, abbiamo usato la terra di Castellamonte, siamo riusciti a fare questo medaglione, abbiamo portato questa medaglia in questo compiatto come ricordo per 70 anni. E
abbiamo corso parecchio, che è realizzato, comunque sì, come tutti gli anni questa collezione va avanti da tantissimo tempo. Io ho i gatti dal 2004, quindi penso che sia molto più vecchia ancora come collezione. Era giusto continuarla secondo noi, e grazie al professor Martin che realizza il disegno, e io da allievo ho poi realizzato il medaglione della Coppa. Un onore per noi stamattina avere i baroni di Châtillon. I baroni. Di questa, perché è il primo anno che loro vengono a Castellamonte e vedono tutto quello che succede. Il piacere nostro è subito il vostro invito a essere accogliente per la sala industriale, che siamo in stazione del tribunale. Volevo fare due cenni della nostra storia, praticamente la consorte Margherita Sciavoni di Vilette, che nel XIX secolo della Svizzera è arrivata a Champion per un suo mandato, e io Pier Primo di Sorvento dalla parte del Monferrato. Sono arrivato anch'io a Châtillon, abbiamo unito le forze e abbiamo costruito una grande terrata che è la famiglia del Chisolano. Da lì è poi nata una grande dinastia con i cugini, quindi la gran parte della Valle d'Aosta e in direzione d'Italia e anche con l'Italia. E da qui nel XIII secolo appunto la baronessa ha concesso le franchigie a Châtillon, dove appunto il 30 di giugno noi faremo la manifestazione e saremo benvenuti a avervi oggi. E noi saremo benvenuti. Il nostro piatto del 2023, i personaggi sono del 2023, come ricordo di questa bellissima domenica. Dei tamburi, delle bandiere del gruppo Contado. Ahimè, mia pignatera, ti devo salutare, il tuo sorriso rimarrà sempre con noi. Secondo me
voluto fare proprio un distacco perché Giuseppina Vignarò quest'anno che collabora tantissimo con la Proloco, come tutti i gruppi, come tutti, un tutt'uno, ci racconta. Vi racconto due cose. Intanto, per festeggiare il 70esimo chiamano la settantenne. L'altro anno sarà la 71enne, non so chi sarà. Quindi, è sempre lei. È sempre te che sei un ragazzo. No, io intanto volevo dire a questi ragazzi che sono tutte veramente belle, che finalmente sono grandi già, non piccoline, quindi è proprio bello vedere questo gruppo. E vi auguro proprio un buon carnevale, godetevelo perché ve lo ricorderete per tutta la vita e spero, se mai ce la farò, di vedervi in futuro in Pinatiere. Di vedere di nuovo il Torrazza formato, il Maglio non è mai mancato, è bello, speriamo che ritornino piano piano anche tutti gli altri rioni per fare grande il nostro carnevale. Non vi parlo del recente, io volevo ricordare, se mai fosse possibile a qualcuno che la memoria l'aiuti più di me, ricordare la Pignatera di 70 anni fa, perché io, che sono tra le più vecchie, non la ricordo, non so neanche se fosse di Castellamonte. La Schiffer. La Schiffer, e lui era Piero Andreo. Io non so se sono di famiglie castellamontesi, chiedo venia e chiedo a qualcuno più vecchio di me, non c'è qua. Hai aperto una porta che... Silenzio. Guardavo e non vedevo. E me la sono cercata. Perché ho detto questo? Comunque volevo dire che ringraziare intanto Onofrio per il semplice fatto che, per chi ricorda, noi avevamo Nicola Miletti che era un grande mattatore del carnevale. Quale Pignatera non ricorda la compagnia di Nicola Miletti per tutto il carnevale? E dalla sua morte del 2001 mai nessuno si è fatto avanti per sostituirlo così degnamente. E io farei un applauso a noi. Nel periodo di carnevale per ritornare poi per Pasqua come l'uovo, no? Per Pasqua ritornerà a casa tranquillo. Non ho grandi cose da dire se non che i personaggi del 2023 li adoro perché sono stati dei grandi personaggi. Noi stiamo in attesa, lo spiego a voi che venite da tanto lontano. Noi alla fine del carnevale, e non si sa ancora bene, ma forse intorno al 3 marzo, faremo la cena del Supremo Ordine dove loro entreranno di diritto nel nostro gruppo e anche lì faremo una cerimonia. È solamente una cena, non andremo per il paese, quindi è molto riservata a chi fa parte di questo gruppo e non vediamo l'ora di vederli con noi. Perché ne avrei da dirvi per la storia qua. Invece io spero che il prossimo anno mio figlio Pietro prenda il mio posto, perché io non ho più voce. Ah, vabbè. Ti puoi mettere sono uscito stamattina alle 6 e facciamo freddo e tutto quello che ho messo sopra è caldo. Comunque volevo anche fare un applauso alla Proloco che non è da poco riprendere tutti gli impegni. Io vorrei chiamare qua la signora Vilma che fa le voci del presidente. Ha avuto un brutto
incidente e auguriamogli buona guarigione. L'ho sentito stamattina, sta bene. È caduto da 3 metri, si è rotto 4 costole e si è bucato un po'. Però parla.